Le dimore astrali. Nella terra astrale ci sono molte dimore, o sfere dalle molteplici vibrazioni luminose e variopinte. Così come la città ha diversi quartieri, i quartieri ricchi e i bassifondi, anche il regno astrale ha tanti quartieri con abitazioni di diverso genere. Le dimore astrali sono fatte di mattoni composti da atomi condensati. I santi vivono nei regni astrali più raffinati. Qui le anime comuni morirebbero assiderate o soffocherebbero, ma i santi possono vivere in condizioni di estremo freddo o estremo caldo, liberi dalle perturbazioni magnetiche. Le anime malvagie vivono nei bassi fondi astrali e non sono in grado di entrare nell'atmosfera raffinata dei benedetti aristocratici spirituali. La reincarnazione sulla terra astrale. Sulla terra astrale si verificano nascita, morte e reincarnazione, proprio come succede sulla terra, soltanto che sulla terra astrale la vita è molto più lunga e la morte o il cambiamento non sono imposti a nessuna anima progredita, ad eccezione delle anime astrali malvagie. Quando l'anima progredita ricorda con amore le esperienze terrene, può dover ritornare sulla terra e sperimentare la vita e la morte nel mondo fisico. La morte astrale è priva di dolore e paura. Il crimine e le malattie astrali. Le malattie astrali consistono soprattutto in stati d'animo e difetti mentali o in malnutrizione astrale. Queste malattie astrali possono essere facilmente curate dalle menti potenti di quasi tutti gli abitanti astrali. Il crimine astrale consiste nell'ignoranza e nella ricerca della felicità egoistica. Non ci sono giudici a punire nessuno. Le anime puniscono se stesse quando sbagliano, imponendosi l'autodisciplina. Come si possono contattare i defunti? Non cercare di contattare le anime errabonde che infestano l'etere con la loro presenza. Così come i vagabondi possono occupare e rovinare un'automobile vuota e incustodita, allo stesso modo le anime vagabonde possono entrare nelle menti delle persone distratte e superficiali che cercano di invocare gli spiriti tramite uno stato mentale passivo. Queste anime vagabonde sono in grado di possedere il cervello e di devastarlo. Ecco perché le persone che si lasciano possedere passivamente di solito perdono il carattere, la mente e il potere spirituale. Dovresti invocare soltanto le anime sincere che ti hanno amato e che continuano ad amarti. Hai bisogno dell'aiuto di anime buone e ad esse puoi anche inviare aiuto. Come invitare le anime buone? Concentrati profondamente con pazienza, finché non riuscirai a vedere il tuo occhio spirituale, una stella color bianco-argento su un campo blu opalescente, racchiusa da un'aureola dorata, sia a occhi chiusi che aperti. Devi riuscire a mantenere questa immagine per tutto il tempo che desideri. Poi visualizza l'anima buona che vuoi incontrare e invitala ripetutamente a comparire nella luce. Se hai pazienza e un forte zelo personale, vedrai e parlerai a quell'immagine come in un film sonoro sullo schermo dell'occhio spirituale. Se ti concentri ancora di più, sarai in grado di vedere quell'anima anche a occhi aperti. Se un'anima come Gesù accetta il tuo invito, non solo apparirà alla tua vista, ma potrà anche far vibrare il suo corpo in maniera grossolana, così che potrai anche udirlo e toccarlo. Le anime cattive non possono entrare nella sfera trincerata e altamente elettrificata dell'occhio spirituale. Soltanto le anime buone, in grado di aiutarti, possono rendersi visibili nell'occhio spirituale. Come allontanare gli spiriti maligni? Se qualcuno è posseduto da uno spirito maligno, toccagli la fronte con l'indice della mano destra e posiziona l'indice della tua mano sinistra sul suo midollo allungato. Poi esercita una piccola pressione con entrambe le mani, guarda nel tuo occhio spirituale e afferma: «Con la luce astrale io ti brucio e ti ordino di uscire da questo corpo!» Se tu stesso ti senti posseduto, prima di andare a letto, scrivi
Om o Amen sul tuo cuscino, tracciando le lettere con le dita. Visualizza mentalmente la luce attorno al tuo corpo. Guarda nell'occhio spirituale e ripeti diverse volte in silenzio ad alta voce: Io sono luce. Buio, vola via. Io sono luce. Buio, vola via. Inoltre, in piedi o seduto, porta i palmi delle tue mani davanti a te, poi portali indietro congiungendoli dietro la schiena e infine riportali davanti al tuo corpo diverse volte in rapida successione, cantando Om. Così sarai protetto. Come contattare le anime dei defunti? Nella comunicazione con uno spirito non bisognerebbe mai entrare in uno stato di incoscienza, ma si dovrebbe comunicare in maniera cosciente con l'anima che si è invocata. Questi stati, di solito, sono privi di emozioni eccitanti. Non provare a usare veloci trucchi magici per entrare in contatto con le anime dei defunti. È un grave crimine spirituale contro Dio e l'umanità. Attraverso la meditazione profonda e incessante, prova a entrare in contatto con i tuoi cari defunti. Soltanto attraverso la meditazione, dopo mesi, a volte anni di pazienza, riuscirai a contattarli. Ogni notte, a occhi chiusi, concentrati sul centro cristico, il microfono astrale dell'occhio spirituale, e trasmetti i tuoi buoni sentimenti ai tuoi cari defunti, recitando mentalmente: Risorgete e risvegliatevi subito in Dio. Riceveranno il tuo messaggio. Poi siediti in silenzio e cerca di sentire il loro amore. Quando proverai un senso di euforia, saprai che ti avranno risposto. Anche se qualcuno dei tuoi cari defunti si è reincarnato, con questa tecnica potrai contattare i loro corpi astrali, eternamente svegli, e ricevere una risposta in forma di sogno durante il sonno o di visione durante la meditazione. Se troverai amici in questa vita e li seguirai nella sfera astrale dopo la morte, scoprirai il mistero della vita dopo la morte. Allora imparerai che la morte ti ha separato dai tuoi cari affinché tu possa amare non soltanto loro, ma tutti in ogni incarnazione. Quando il tuo cuore diventerà grande a sufficienza ad amare ogni essere umano, allora conoscerai il Padre che ama ugualmente tutti i suoi figli. Conoscendo il Padre, conoscerai tutti i numerosi genitori e amici che hai amato in passato. Con quell'amore intenso imparerai ad amare tutti i tuoi fratelli animati e inanimati come figli del tuo unico Padre Dio, eternamente buono e misterioso. Non pensare in continuazione a un'anima defunta, a meno che tu non sappia che è un'anima buona e a meno che tu non provi l'inestinguibile desiderio di raggiungerla. Se il tempo non ti aiuta a dimenticare un amico defunto, allora prova a contattarlo. Un desiderio continuo di avere notizie di un'anima defunta è il miglior messaggio astrale che puoi trasmetterle. Percepire il contatto nello stato cosciente. Se un caro amico ti manca giorno e notte, proverai una sorta di desiderio, una presenza tranquillizzante attorno al cuore. Ciò ti indicherà che la sua anima sta cercando di mettersi in contatto con te attraverso i tuoi sentimenti, ma non può materializzarsi a causa della tua incessante irrequietezza mentale. Il contatto in sogno nello stato subcosciente. Se per diversi minuti prima di addormentarti ti concentri sulla sensazione che il tuo amico è presente, allora quell'amico ti apparirà in sogno. Il contatto cosciente nello stato supercosciente. Se conservi la sensazione della presenza del tuo amico defunto e poi ti concentri a occhi chiusi nel punto fra le sopracciglia e lo visualizzi, dopo un po' di tempo ti apparirà. Potresti impiegarci mesi o addirittura anni, ma se sei paziente e continui a intensificare la profondità dell'invocazione astrale nella meditazione, ci riuscirai.